Vado a... Sì. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, siano con ciascuno di voi. E con il tuo spirito. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati a questa Eucaristia che celebriamo con tristezza in suffragio di Canegallo Maria Gabriella, chiamata Leli. E preghiamo per la sua anima, per la sua vita, perché il Signore la accolga nella sua gloria della risurrezione. E nello stesso tempo stiamo vicini alla famiglia e presentiamo il nostro cordoglio, le nostre condoglianze, affinché la nostra preghiera, la nostra celebrazione sia accettata dal Signore. Prima di iniziare, chiediamo perdono per le nostre mancanze. Sì.
Signore che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi. Cristo che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. Signore che vieni a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. E Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio Padre Onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi alla nostra sorella Maria Gabriella, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, un solo Dio, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto per tutti i popoli. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, farà scomparire da tutto il paese la condizione disonorevole del suo popolo, poiché il Signore ha parlato e si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo venne Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui,
mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Gli rispose Marta: so che risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Parola del Signore. Maria Gabriella, o Leli, come la chiamavano, non è vero, con affetto, era una signora anziana, simpatica. Io non l'ho conosciuta, l'ho conosciuta quando è venuta a Villa Alverde, e poi non era, almeno con me non è mai stata proprio una chiacchierona, non è vero. Qualche volta si diffacevano due parole, ma con il suo corpo così leggero, che sembrava un po' un batuffolo di bambagia, non è vero? Lei la domenica o il sabato sera lei veniva a messa e faceva la comunione ultimamente. E mi impressionava nel suo modo di muoversi con prudenza, con lentezza. E chiedevo spesso come stava. Lei diceva sempre bene. E in 15 giorni la vita l'ha lasciata. Mi spiace. E perché? Anche perché era una brava persona. Non faceva danno a nessuno. Aveva sempre vissuto sola nella vita e poi ultimamente probabilmente non riusciva più a gestire la sua solitudine. Allora era venuta qui vicino al fratello e a Maria Rosa per avere qualche aiuto. Vedete, la morte... Ho detto questo perché anche per qualcuno come me, che non la conosceva profondamente, la morte ci lascia un po' sconvolti, un po' spiazzati, un po' turbati, perché è qualche cosa che ci interroga. O naturalmente la parte, se vogliamo dire, peggiore è toccata a Maria Gabriella, ma anche a noi ci interroga. Come stiamo camminando? Come stiamo attuando? Dove stiamo andando? Lei credeva in Gesù e quindi
queste parole di Marta, no, a Gesù, che dice, e lo saluta, ma gli dice anche: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Signore, no, potremmo dirlo anche noi nella nostra preghiera, se tu avessi avuto a cuore la vita di Maria Gabriella, non sarebbe morta. Ma la nostra esistenza, vedete, ha un corso. Gesù ai discepoli diceva: vegliate e state pronti, affinché quel giorno non vi sorprenda. Noi un poco abbiamo perso questa attitudine, e al Signore del Signore ci interessa fino a un certo punto. E a me ha colpito che la signora Maria Gabriella all'inizio non veniva, ma poi prendendo, perché le misure del posto, abbia cominciato a venire o il sabato o le domeniche, ma non mancava alla messa. E immagino che venisse non per la nostra chiesa, non per il prete, ma che venisse per Gesù, che venisse cioè perché credeva in Gesù. E magari sentiva anche che la sua fragilità magari aumentava, e sentiva magari anche un bisogno più grande di Gesù, di sentire la sua vicinanza, la sua consolazione. È un po' come Marta, che era molto attiva, e però che si è trovata a non poter far nulla nei riguardi di suo fratello Lazzaro. E l'amico che aveva e che credeva, reputava potente, a tal punto che dice: se tu non fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Anche lei, voglio dire, si è trovata incapace di influire nel corso della vita. E a Gesù che dice: tuo fratello risusciterà sicuramente, Marta risponde: so che risusciterà nell'ultimo giorno. E immagino che la signora Maria Gabriella avrebbe risposto ugualmente in questa maniera: e lo so che tutti siamo chiamati alla risurrezione. E qui, vedete, viene una manifestazione di Gesù che è un insegnamento. Lo è per noi, e lo è stato anche per Maria Gabriella. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Questo è quello che noi crediamo, noi che pensiamo a Dio e che siamo cristiani. E allora questo ci porta consolazione, ci porta, strano a dirsi, ma ci porta anche la forza di affrontare i nostri malanni. Ci porta anche il desiderio di uscire da eventuali infermità
che possono coglierci. Lei non parlava prima, ma poi aveva cominciato a parlare. E parlando un po' con Maria Rosa, cosa mi hai detto? Che voleva già venire a casa. Capite? Non era ancora abilitata, pronta, ma lei già aveva questo impulso di uscire da una situazione di menomazione come può essere un'ischemia, un ictus. Vedete, anche noi dobbiamo credere questo, perché la domanda che fa Gesù a Marta, credi tu questo? E la fa a ciascuno di noi. Credete voi che Maria Gabriella sia chiamata alla risurrezione e che ciascuno di noi è chiamato a risorgere e ad entrare in quella dimensione della vita che noi non sappiamo descrivere bene perché non l'abbiamo mai vissuta, ma si chiama vita eterna, cioè comunione profonda con Dio. E allora di fronte a una morte che è una vita che si spegne sulla terra, ma che si riaccende in una dimensione diversa, e possiamo dispiacerti, certo, il dispiacere è lecito, ma dobbiamo anche avere un sentimento di gratitudine, di ringraziamento. Poteva vivere ancora una decina d'anni, ma certamente, ma il tempo Dio... Per Dio non è la stessa concezione che è per noi, E allora non importa. Quello che sì possiamo avere nel nostro cuore, ecco, è anche un sentimento di ringraziamento. Io non l'ho conosciuta e il poco tempo che l'ho vista e le poche parole che ci siamo dette, non mi portano a fare chissà quale elogio della sua persona, ma mi risultava simpatica, mi trasmetteva simpatia. Allora, per quel tanto, quel poco che noi l'abbiamo conosciuta, possiamo ringraziare Dio per la sua vita, per la sua esistenza e per tutto quello che ha insegnato di bene a ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo. Come nella morte di Cristo, anche nella nostra morte è racchiusa la promessa della risurrezione. Invochiamo il Dio dell'alleanza con le preghiere che la fede dei padri ci ispira e rispondiamo ad ogni invocazione. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per la nostra sorella Maria Gabriella, che chiamavamo Leli, il Dio della misericordia la introduca nella pienezza della vita eterna in cui ha sperato e creduto nel suo pellegrinaggio terreno. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per la nostra sorella Maria Gabriella, l'esperienza del dolore e l'angoscia della morte si dissolvano nella gioia senza fine.
Preghiamo. Per i familiari, i parenti, gli amici, vivano con fede quest'ora di tristezza e sofferenza, nella certezza che non è interrotta la comunione con quanti si sono addormentati in Cristo. Preghiamo. Per noi qui presenti, la partecipazione alla mensa del Signore ci ottenga la grazia di vivere e morire fedeli nella nostra vocazione battesimale. Preghiamo. Ascolta, Dio fedele, il grido della nostra speranza, come un giorno hai esaudito tuo Figlio che ha preso su di sé le sofferenze e attese di tutta l'umanità. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva nelle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e per tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Maria Gabriella, che chiamavamo Leli, e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo Figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo.
per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'alba al tramonto offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi amici e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il mio calice, è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza. Versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Guido, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i figli i tuoi ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella, cane gallo Maria, questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà risorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E insieme con tutte le anime cristiane che sono morte, e anche tutte le anime cristiane che continuano a vivere su questa terra, preghiamo Dio con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con ciascuno di voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Per sempre il corpo di sangue di tuo Domine Gesù Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Amen. Parola, e potremmo dire nel nostro cuore, per la comunione spirituale, soprattutto rivolta a coloro che sono a casa, non è vero? È che, Signore, apri il nostro cuore e la nostra mente al mistero della tua risurrezione. Fa che abbiamo a credere totalmente nella vita, in modo che ci possiamo aprire alla tua eternità. Faremo la comunione così, esternamente, due file, io mi fermo qui e poi ritornate per il centro.
prega. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Maria Gabriella giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio della nostra sorella Maria Gabriella, rivolgiamole ora l'estremo saluto. Il nostro addio, pertanto, anche se non nasconde la tristezza del distacco, si conforta tuttavia nella dolcezza della speranza. Di nuovo infatti potremo godere della presenza di Maria Gabriella e della sua amicizia, e per il dono della misericordia del Padre, questa nostra assemblea, che ora con tristezza in questa chiesa terrestre sciogliamo, lieti un giorno nel regno di Dio ricomporremo. Consoliamoci dunque vicendevolmente nella fede del Cristo. Accolga Cristo che ti ha chiamata e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentate dal trono dell'Altissimo. L'eterno riposo
hai dato in questa vita, come segno della tua volontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, apri le porte del paradiso e a noi che restiamo quaggiù, dona la tua consolazione con le parole della fede fino al giorno in cui tutti riuniti in Cristo potremmo vivere sempre con te nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Vado a casa, buon ritorno, viene mia figlia, mi dà una mano, mi siamo appena.